Ciao ragazzi, sono il signor Cadin e sono qui oggi per la recensione di Ava, film che è andato su Netflix e che è fra i più popolari, i più visti e nella top. E quindi ne voglio parlare perché ha diversi spunti di interesse. Bene, questo film è tecnicamente del 2020, uscito in America, però è del 2021 per l'uscita italiana, ma io lo considero dell'anno scorso e quindi negli Spike Awards che si terranno il 29 di questo mese sul mio canale, in una live bellissima con ospiti, sarà possibile essere candidato. Non lo so ancora perché non faccio spoiler. Iniziamo. In questa parte, non spoiler, vi farò una panoramica sui punti secondo me più interessanti del film a livello positivo e negativo, per poi andare nella parte spoiler e spiegarvi meglio forse alcuni dettagli, magari. E il film inizialmente mi ha davvero deluso perché in copertina c'è lei, Jessica Chastain, bellissima, fregnissima, ok, con l'abito rosso. Dice, vabbè, sarà il film sulle spie, tipo Red Sparrow, no? E quindi all'inizio sembra un po' questo. Poi vedi le scene trash, inizialmente dici, no, vabbè. Quindi pensi un po' Alias, ero un po' rassegnato ormai all'idea che fosse un filmetto, però da quando poi lei ritorna a casa, perché c'è questo agente segreto, spieghiamo che dopo una missione è costretta a tornare a casa, per cui conosce la famiglia e rischierà la vita e quindi dovrà difendere questa famiglia da questo presunto omicidio che la vuole far fuori. E non dico nulla, ecco, sull'intreccio. Bene, quando lei ritorna a casa è interessante perché la storia finalmente prende un senso e quindi acquistano i personaggi relazioni reali, interesse e quelli che sembrano gli stereotipi iniziali vengono in parte ribaltati. Questo mi ha fatto piacere. E soprattutto la nostra Jessica tira fuori una bellissima interpretazione. Peccato che il personaggio non sia così approfondito e a parte il fatto che è dipendente da alcol e che sia una persona nervosa e che non è mai stata amata in famiglia, non c'è granché, non sappiamo molto. Però quel poco che c'è riesce a tirarla fuori la nostra attrice e quindi è molto interessante. E a questo punto l'ho apprezzato questo cambiamento dallo stereotipo alla storia vera, alla storia che uno può sentire, perché quando tu parli di assassini è molto facile buttarla sull'action. E qua le scene ci sono poche, quindi gestite bene, secondo me, per arrivare ai 90 minuti, perché il film non è lunghissimo. Però le scene action non mi sono piaciute perché sono girate male. No, però come spesso accade in John Wick 3, soprattutto che è il caso di maggior risalto, sono finte, sono dei balletti. Quando c'è la scena specificatamente fuori dall'albergo, dirò solo questo, dove è lei contro 10 armati di pistola. No, non esiste, cioè là davvero si esagera. Altre volte è quasi decente. Nello scontro finale, per esempio, è ridicolo perché è tutto finto. In questo senso non ho gradito la regia che è troppo alla Tyler Rake. Qua, secondo me, per il taglio intimista che il film vuole dare alla storia, si doveva cercare di essere anche con qualche dettaglio, non solo nelle scene di violenza, ma anche qualche dettaglio che ci desse qualcosa. C'è un momento in cui fa un primo piano, stranamente, no, ma la regia non mi è piaciuta. L'atmosfera è troppo da film action in un film intimista, ripeto, come dovrebbe essere questo. Perché l'idea dell'intimismo dei vari personaggi, che tutti si collegano bene, secondo me funziona anche. I personaggi, ripeto, sono approfonditi, c'è la sorella, che mi è piaciuta molto, c'è il fidanzato della sorella, che era un vecchio amore della nostra protagonista, lo posso dire, perché qua c'è un risvolto molto da comedy drama, ecco, romantico, però in un contesto violento. Mi è piaciuta la voce fuori campo, perché spezza quella monotonia di lei che è braccata, alla un po' Jason Bourne. E quindi ci permette anche di sviluppare un po' meglio questo personaggio che non è sempre ben approfondito. E quello che ho apprezzato di più è che Jessica Chastain qua è più brava che bella. Quindi il film non mette in risalto solo la sua bellezza, ma soprattutto il suo ruolo traumatizzato di una donna che ne ha vissute di ogni, che è stata esclusa dalla famiglia, e quindi si fa questa scissione, ok, magari banale in questa serie di film, ma che vederla è sempre utile. Ho anche molto apprezzato l'inserimento di guest star, che sono tantissimi, c'è un cast d'attori incredibile, c'è John Malkovich, Colin Farrell, c'è la cinese di Twin Peaks, la serie storica, le prime due stagioni, c'è anche quello dei Fantastici 4 nei film storici, quello che si allungava, non mi ricordo come si chiama. Cioè, c'è un sacco di gente che fa anche solo una comparsata che a me è interessante, ti dà sempre quel sorriso in più perché le riconosci. Quindi, fra punti positivi e negativi, però devo sottolineare come l'intreccio di base sia
sia un po' banale e non si regga troppo in piedi, nel senso che la motivazione per cui minacciano la vita della nostra protagonista, ma si poteva gestire molto meglio. Sembra quasi un pretesto sciocco per portare avanti le scene action, e questo dispiace perché queste motivazioni degli assassini si gioca troppo facile sul beh, sono assassini e vogliono uccidere ad ogni costo. Mi è piaciuto molto il personaggio di John Malkovich, vabbè, che fa sempre John Malkovich ed è bravissimo, l'ho davvero apprezzato. Io avrei accorciato 5 minuti, 10 minuti, anche se il film è circa di un'ora e mezza, perché secondo me alla lunga si sente un po' la pesantezza di un soggetto che non è perfetto da sviluppare, un po' mediocre. Però, beh, diciamo che nel complesso è un film che ritengo gradevole e nulla di più. Quindi non è da buttare. Se avete un'ora e mezza a vostra disposizione, ve lo consiglio, magari con amici. Parte spoiler. Parte spoiler, sarò brevissimo. L'unica cosa che non mi ha convinto è che la motivazione di questo Colin Farrell, che vuole ucciderla perché lei aveva disobbedito, diciamo, aveva non ucciso in modo naturale, almeno così doveva sembrare questo tale, non mi ricordo, dell'Arabia Saudita, quindi aveva fatto questa strage nell'hotel dove fuori nessuno la colpisce, 15 persone con il fucile, vabbè, lì esagerato, vabbè, ma Colin Farrell non poteva mettersi d'accordo con lei come cerca di fare nel finale, dicendo vattene, ce l'hanno fatti più vedere. Uccide il suo mentore John Malkovich. Non ho capito, è vero che gli assassini hanno fame di sangue e che sono persone dalla doppia personalità, come dimostra bene Jessica Chastain, secondo me, quando fa sesso con il fidanzato della sorella e per cui si sente in colpa. Quella parte mi è piaciuta, anche se inizialmente l'ho trovata eccessiva, ma ripensandoci dà quel qualcosa in più, in effetti. Diciamo che la storia non brilla, ma la resa di quel poco che c'è di interessante per me è anche buona. Ho adorato la parte di John Malkovich perché è davvero il raggio luminoso, quello che poi spinge Jessica Chastain a vendicarsi, e tu ci credi, spettatore. Quindi questo, a mio parere, funziona tanto. Peccato per la regia, come detto, perché non valorizza tutta questa psicologia che si cerca di mettere in campo sulla nostra protagonista, sui rapporti con la famiglia, perché è interessante quel triangolo per cui la sorella nel finale si sacrifica dicendo: sorella, vai via, perché tu puoi avere una vita felice. Io ho fatto una scelta di un certo tipo a partire da quando mi sono allontanato e da mia madre, eccetera. Ah, sì, la madre che è quella della mosca. Lo metto la foto perché sono un disastro con i nomi. C'è anche lei, quindi è un cast pieno di guest star molto importanti, questo mi ha stupito. Vabbè, la chiudiamo qui. Ciao!